bentornati sul canale, nuovo video What I Eat in a Day. Siamo al numero 19, questa volta eccezionalmente di martedì, perché non so se riuscirò a caricare un video domenica, quindi ho deciso di caricarlo oggi. E poi so che vi piacciono tanto, quindi mi raccomando, tanti pollici in su e lasciatemi un commentino qui sotto. Ma prima di continuare con il video voglio annunciare le due vincitrici del giveaway Summer Essential. Allora, sono questi due i nomi che hanno vinto, quindi mi raccomando scrivetemi i vostri dati su Instagram in direct. Ho deciso di mangiare dei pancakes. Allora, non vi faccio vedere la ricetta perché in realtà sul mio canale ci sono tantissimi video dove faccio i pancakes, quindi vi lascio qui cliccando sulla i proprio la ricetta, l'ultima ricetta che ho fatto, dei pancakes alti e soffici. È facilissima la ricetta e questi pancakes sono buonissimi. Io li mangio con un po' di salsina al cacao che faccio semplicemente con acqua e cacao amaro, e se magari capita anche un pochettino di zucchero, magari di sciroppo d'agave, e poi ovviamente non può mancare il caffè. A pranzo invece la mia mamma ha fatto la pizza. Allora, questa che vedete qui è fatta con la farina integrale. Vi faccio vedere però il procedimento, perché l'ho fatto il giorno dopo. Allora, vi occorreranno 500 g di farina, mezzo panetto di lievito che vado a sciogliere in un po' di acqua tiepida, vado a metterlo all'interno della farina e poi in un po' di acqua calda a parte metto un cucchiaino di sale, un cucchiaino di zucchero e la vado ad aggiungere all'impasto. Poi un cucchiaino o due di olio, queste manine sono di mia nipote, che sentite un po' che cosa fa. Se no non esce ancora più buona la pizza con l'aceto. Non è l'aceto. Oh, non è aceto. Che cos'è? È olio. Dopodiché il vostro impasto sarà pronto. L'impasto deve essere bello morbido e non troppo rigido, insomma. Poi lo lasciate riposare un'oretta e vedrete come appunto la vostra pasta della pizza crescerà. La vado a mettere appunto all'interno di una teglia e la vado a condire come più mi piace. In questo caso ho fatto un po' la focaccia da una parte e poi dall'altra parte ci ho messo un po' di salsa. E questo è il procedimento per fare la pizza. Quest'altra invece è fatta con la farina integrale e io la vado a condire con olive e pomodoro. Ovviamente il procedimento è lo stesso, non cambia assolutamente nulla. Come snack invece avevo voglia di dolce, quindi ho deciso di mangiare il mio gelato al cacao e caffè. Allora, vi ho fatto vedere come si fa il gelato in casa senza lattosio ed è facilissimo da fare. Vi lascio sempre qui cliccando sulla i così vi riporterà al video. Questo, come vi ho detto, è cacao e caffè e poi ci ho messo due biscotti sopra. Sì, avevo proprio voglia di dolce però non volevo fare nulla di che, quindi ho mangiato il gelato. Mentre per cena vi faccio vedere come si fanno queste polpettine vegan di bieta. Allora, vi occorrerà un po' di pane che dovete mettere a mollo in acqua, poi le biete, che è una verdura ovviamente, potete anche utilizzare per esempio gli spinaci, li andate a cuocere all'interno di una padella con un po' di olio a fuoco medio e quando saranno cotte prendete il vostro pane, lo strizzate bene dall'acqua e lo andate a mettere all'interno di un frullatore. All'interno del frullatore poi ci andate a mettere anche la vostra verdura e dovete metterci un po' di spezie, altrimenti non sa assolutamente di niente. Io ho utilizzato queste, che è un mix di rosmarino, basilico, maggiorana, cipolla, insomma un po' tutto. Quindi mettete più spezie possibili. Ci vado a mettere anche un po' di basilico fresco, due cucchiaini di olio e mescolo bene il tutto. Dopodiché, per asciugare un po' l'impasto, vado a metterci un po' di farina di ceci. Se non avete la farina di ceci, potete utilizzare il pan grattato. La mettete all'interno, andate un po' ad occhio, comunque deve essere ben asciutto il composto, perché poi lo dovete modellare con le mani facendo appunto delle polpettine. Le andiamo a mettere su una teglia con carta da forno perché andranno in forno a circa 180 gradi per circa 10 minuti, massimo 15, quando vedete che si dorano un pochettino sono pronte. Poi vado a fare anche una maionese da accompagnare vegana con un po' di latte di soia
soia, un bicchiere di latte di soia, due bicchieri di olio di girasole, meglio utilizzare l'olio di girasole invece dell'olio d'oliva perché è più delicato, un pizzico di sale e se ce l'avete un po' di curcuma per dare appunto quel colore di maionese. Mescoliamo il tutto con il mini pimer e la nostra maionese vegana è pronta, si conserva in frigo per circa 5 giorni, non di più. E queste polpettine sono davvero la fine del mondo, mangiate calde oppure potete magari inserirle all'interno del sugo, sono davvero deliziose, vi consiglio di provarle anche a fare con gli spinaci perché sono ancora più buone. Quindi ragazze, questo era il mio What I Eat in a Day di oggi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate tanti pollici in su, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche ai miei social e noi ci vediamo presto in un prossimo video, ciao!